Dal Santo Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque intendete la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito la accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante. Così, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce ora il 100, ora il 60, ora il 30. Dietro a questa spiegazione che fa il Signore, la parabola del seminatore, la figura di Salomone. Figlio di Davide, designato re, sa di essere giovane, inesperto, di non poter governare il suo popolo. Dio dice: in quanto re chiedi quello che vuoi, e tra tutte le cose che avrebbe potuto chiedere, lui chiederà sapienza. Sarebbe molto importante durante l'estate leggere libri sapienziali, il libro dei Proverbi, Siracide, la sapienza, perché Salomone l'ha scelta come sua compagna, come sua sposa. La sapienza, che non delude mai, che la trovi sempre accanto a te, che ti aiuta a entrare nella storia, la sapienza che chi vuole fare tante esperienze, come i giovani per esempio, dice: non c'è bisogno, perché se hai la sapienza già ti dice tutto, perché la sapienza sa le cose passate, le cose presenti e le cose future. La sapienza è la mente di Dio, è il nous di Cristo, il pensiero di Cristo. Scrutando i Vangeli si capisce come c'è un sottofondo per cui per gli evangelisti la sapienza è Cristo. Invece l'ho abbracciata. Il Cantico dei Cantici dice: ho trovato il mio amato, l'ho abbracciato e non lo lascerò più. E questo di abbracciare l'amato, di abbracciare Cristo, di abbracciare la sapienza è esattamente il cuore della parola di oggi. Dice: intendete, capite, comprendete la parola del seminatore. E poi dice: il primo terreno, quello della strada, è quello che ascolta ma non comprende. E questa parola, comprendere, cioè prendere con, in greco è anche abbracciare, cioè stringere. Allora si capisce che c'è un cammino di umiliazione che ti porta a cercare nella vita l'amato, la sapienza. E il momento in cui l'hai trovato, hai capito che quella sapienza, Gesù Cristo, la sua parola, è l'unica adeguata a te, che dà senso alla tua vita, che dà pienezza alla tua vita, è la tua sposa, più della sposa nella carne o dello sposo nella carne. Perché quella che entra dentro di te, dice, è uno spirito sottilissimo e pervade, entra in tutto, entra nei tuoi pensieri, entra nei tuoi gesti, entra nei tuoi sguardi. È quello che dà sapore, quello che dà senso alla tua vita. Per questo lo abbracci e non lo lasci più. Per questo parla degli incostanti, quelli che vivono un rapporto con la parola, con la predicazione, col Signore, sentimentale, questo che si commuovono, piangono, sono contenti perché la parola gli piace, però poi non c'hanno radice. Non hanno abbracciato la parola, l'hanno vissuta come vivono due ragazzi di 15 anni, questi amori che sembrano il centro della vita, totalizzanti, e poi dopo, esattamente come iniziano, così finiscono. La parola di Isaia che dice: avete occhi e non vedete, avete orecchie e non sentite, per non comprendere e convertirvi. E dice: chi comprenderà? Si chiede Isaia. Allora dice: arriverò, distruggerò tutto, finché non rimanga un ceppo. Il ceppo è la radice e soltanto il pezzettino sopra, no? Quando tu segui un albero poi rimane lì un ceppo. Il resto, il popolo dei poveri, quelli che hanno accolto il Signore, quelli che hanno accolto la sapienza, quelli che hanno accolto la predicazione, le prostitute, i ladri, i poveri, i piccoli, gli ultimi, quelli che non avevano nessuno, e che arrivare uno che nel loro fallimento gli dice: io ti amo, uno che predica le beatitudini, uno che predica il perdono dei peccati, la misericordia, che non ti giudica, che tocca i malati, tocca i poveri, tocca quello che era disprezzato, allora quelli sì che la abbracciano. Quelli sul terreno buono, il ceppo, questo resto. Allora questo che vale per il popolo, vale per me, vale per te. Allora, c'è la storia che purifica la mentalità inquinata dal demonio. Un cammino di conversione che
ci fa scendere nella verità, a scoprire la nostra indigenza, no? Le illusioni, le alienazioni, le fantasie, i progetti, i sogni, no? Tutto questo è falso. La verità è che tu non puoi essere padre, tu non puoi essere madre, io non posso essere prete, tu non puoi essere prete, come Salomone non poteva essere re di fronte a quel popolo così difficile da governare, non poteva, lui lo sapeva, per questo ha chiesto la sapienza, per questo in quel momento Salomone era terra buona, che non solo ha accolto, ma ha chiesto, ha cercato l'unica cosa importante, quella che il Signore darà a Maria, la sorella di Marta, che sta ai suoi piedi come una discepola, che ascolta come una terra buona. Così tutti noi siamo lavorati, la nostra terra, la terra della nostra vita, è dissodata dal Signore, attraverso i fatti, attraverso le umiliazioni. È Cristo che passa con l'aratro della croce dove ti attira per dissodare il terreno, perché tu possa diventare la terra buona. Allora gli umili, il resto, i piccoli, quelli che non possono nulla, che dire: dammi la tua sapienza, io non so dove andare, non so come parlare a mia moglie, non so come parlare a mio marito, non so che decisione prendere, non so come prendere questo esame, non so come studiare, non so come essere casto, non so. Allora in quel momento sei un terreno buono che può accogliere umilmente la parola, come la Vergine Maria, Immacolata Concezione, senza peccato originale, cioè terra buona dall'inizio, perché il veleno della menzogna demoniaca, dell'orgoglio, della superbia, del pensiero mondano, che è un pensiero sempre satanico, non l'aveva avvelenata, non era entrato dentro di lei, era pura. Allora, dice la Vergine Maria, ha guardato l'umiliazione della sua serva, ha guardato il mio essere terra che ha bisogno di essere fecondata. Humus, umile, la umiliazione, la bassezza, la piccolezza. Ha accolto la parola e la parola ha messo radici e ha dato il frutto. Il suo figlio Gesù Cristo, il figlio di Dio. Per tutti noi, quello è il frutto che diventa 100, diventa 60, diventa 30. 100 per 1, 60 per 1, 30 per 1. L'uno è Cristo, che si moltiplica, come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, a seconda delle necessità, delle circostanze della nostra vita, a seconda di quello che ha bisogno tuo figlio, di quello che ha bisogno quel collega di lavoro, a seconda della malattia nella quale stai per entrare o nella quale sei, a seconda di quella umiliazione che stai ricevendo, di quel rifiuto, di quel problema, nel condominio, nella comunità cristiana, dove sia. È sempre uno, è sempre Cristo, che però moltiplica la sua vita eterna, la sua vita più forte della morte e del peccato, e giunge come frutto meraviglioso alle persone che sono accanto a noi. Questo ha fatto la Vergine Maria, che ha dato il 30, il 100, il 60, 30 per te oggi, perché hai bisogno di questa grazia, hai bisogno che Cristo ti dica quella parola, o il 60, perché quello a cui devi far fronte è qualcosa di forse più impegnativo, di più difficile, o il 100, il martirio totale, versare il sangue, non resistere al male, perdonare, offrire la tua vita. Questo dà la Vergine Maria, che è la Chiesa, nella quale siamo chiamati per diventare come lei e con lei terra buona. Questo ci aspetta un combattimento giornaliero, perché la parabola sottointende un accoglimento della parola, una crescita della parola, ma anche una difesa della parola. Gesù entra dentro di te, lo dice, il demonio va a rubare nel cuore, quindi vuol dire che la parola è arrivata fino al cuore, ma nel cuore il demonio si insinua. E così bisogna combattere contro gli idoli di questo mondo. Nella Chiesa noi impariamo a combattere contro la superficialità, contro i facili entusiasmi. L'esperienza della provvidenza di Dio ci aiuta a combattere contro la preoccupazione e gli affanni per il domani. Nella Chiesa impariamo la costanza, la perseveranza, perché la Chiesa ci porta quando noi siamo deboli, possiamo appoggiarci alla sua fede. E stretti nel corpo di Cristo possiamo non rimanere scandalizzati per le persecuzioni a causa della parola che abbiamo accolto. Nascondersi sotto il manto di misericordia di Maria, ricorrere a lei sotto la croce, attraverso la sofferenza che la faceva partecipe delle sofferenze di Cristo, ha dato il frutto migliore per te. Ma questo è l'amore di Dio, che vuole che il seme possa scendere e attecchire in te.